Ancora una serie speciale di puntate dell'Esperto Risponde che dedicheremo alla medicina, in particolare al rene, le sue funzioni e soprattutto la prevenzione. Ne parleremo con il professor Antonio Santoro, presidente della Società Italiana di Nefrologia e primario del reparto di nefrologia del Policlinico Sant'Orsola Malpighi, oltre che docente di nefrologia all'Università di Bologna. Professore, ben trovato. Bene, buonasera. Ecco, nel segno, dicevamo ancora una volta, della medicina, della scienza, ma anche della cultura. Sono puntate speciali perché ci consentono di fare il punto, come avete già visto nel corso delle settimane passate, di fare il punto su argomenti davvero delicati della medicina, ma anche di approcciare con uno sguardo diverso alla cultura. Intanto si tratta sempre, con riferimento ai nostri ospiti, di firme importanti della medicina provenienti dalla Basilicata. Professor Santoro, lei è lucano? Io sono lucano, sono nato a Trecarico, poi tutta la mia famiglia si è trasferita a Matera, quindi ci sono stato, ho fatto fino al liceo, poi mi sono trasferito a Bologna dove ho fatto l'università e lì ho cominciato la carriera in nefrologia. In realtà ho avuto un piccolo intermezzo in cui ho fatto il cardiologo per 5 anni, poi dopo mi sono messo a fare il nefrologo, quindi mi sono più specializzato nelle forme anche cosiddette cardiorenali, ecco, cioè malattie di cuore insieme con complicanze di tipo renale come tale. E noi parleremo ovviamente dei reni, come dicevamo, del loro funzionamento, della prevenzione, lo facciamo sotto il segno della cultura, della medicina in particolare. Lo facciamo ovviamente nel solco tracciato dalla città di Matera, ormai diventata capitale europea della cultura, e lo facciamo grazie anche all'impegno di Casa d'Imperio, che ci consente di avere nel corso di questi mesi il contatto diretto, come vedete tra l'altro quest'oggi, con firme importanti della medicina. Veniamo al tema principale della puntata, cioè i reni. Intanto che cosa sono e come funzionano? Beh sì, i reni sono due organi che non sono molto conosciuti, in genere non se ne capisce qual è la natura, quali sono le funzioni e quali sono le dimensioni. In effetti sono due organi molto piccoli, pensate che pesano poco più di 200 grammi, non di più, sono messi in una zona cosiddetta retrolombare praticamente, dove diciamo normalmente ci fanno male i reni, ecco, vicino alla colonna vertebrale. Sono piccolini perché sono, la loro lunghezza è di 12 cm, la larghezza è di 6 cm, lo spessore di 3. Però svolgono una funzione estremamente importante perché ricevono, pensate, circa un terzo di tutta la portata cardiaca, cioè di quello che il cuore immette in un minuto praticamente nella circolazione, va a finire nei reni perché devono filtrare. Quindi il loro primo compito è quello di filtrare ed eliminare le scorie che si formano dal metabolismo, soprattutto dal metabolismo delle proteine. E poi hanno una funzione importante perché producono un sacco di ormoni. Producono gli ormoni che servono a stimolare il midollo osseo a produrre i globuli rossi, producono la vitamina D nella sua fase attiva e producono una serie di ormoni che fanno parte di un sistema complesso che si chiama il sistema renina-angiotensina che regola la pressione arteriosa. Quindi hanno una funzione estremamente importante, tant'è vero che loro filtrano circa 150-200 litri di sangue al giorno, questa è la loro funzione. Certo, parleremo anche di questo, in realtà come anticipavamo ai nostri telespettatori, si tratterà di 3 puntate nel corso delle prossime settimane che dedicheremo ai reni e alle principali patologie renali. Sono organi importanti, come ci sottolineava il professor Santoro, piccoli ma importanti. Vediamo perché si ammalano. E si ammalano per diverse ragioni, si possono ammalare per delle malattie di carattere infiammatorio che riguardano alcune strutture del rene che si chiamano i glomeruli, per cui si chiamano glomerulonefriti, oppure si ammalano perché si ammalano in quello che è il tessuto che sta in mezzo ai glomeruli, che si chiama interstizio e quindi ci sono le forme interstiziali, o si ammalano per danni derivanti dalla pressione, perché il rene è vascolarizzato molto. Vedete qua in questo cartoon, sulla destra, vedete quella in rosso, c'è tutta la circolazione intrarenale praticamente, cioè c'è un letto capillare estremamente ampio proprio perché ci vuole questa funzione filtrante. Si ammalano per malattie metaboliche, quali possono essere il diabete o altre forme metaboliche, la stessa calcolosi,
è un'altra delle forme che può determinare degli ostacoli nel deflusso dell'urina e quindi far ammalare il rene. Quindi fondamentalmente forme vascolari, forme di carattere infiammatorio e alcune forme congenite, perché poi ci sono delle forme delle nefropatie congenite ereditarie che si trasmettono purtroppo attraverso i geni. Quindi un organo piccolo, dicevamo, in riferimento alle sue dimensioni, ma complesso e importante. Sì, estremamente piccolo come abbiamo detto, però estremamente importante. E il suo problema è quello che siccome lavora molto, con un metabolismo molto attivo, si consuma anche. Tant'è vero che dopo i 40 anni la funzione renale comincia già di per sé, si dice fisiologicamente, a ridursi come tale. Quindi nei soggetti anziani è più facile che ci siano delle malattie perché il rene ha perso quella che è la sua cosiddetta riserva funzionale, cioè ha perso una parte già di funzione naturalmente, a differenza di altri organi, per esempio come il fegato è un organo che si consuma pochissimo, il rene si consuma. Questo è un punto che bisogna tenere presente perché gli anziani sono molto più suscettibili alle malattie renali. Ci sono dei soggetti o delle categorie particolarmente esposte all'insorgenza di malattie renali? Sì, i soggetti, come dicevo prima, è sicuramente il fattore età incide molto. Incide molto il diabete, per esempio. Il diabete sicuramente esiste una nefropatia, che si chiama proprio nefropatia diabetica, perché lo zucchero che arriva dal sangue, arriva sulle membrane di queste strutture che sono i glomeruli, non fa altro che fare un effetto di caramello, cioè caramella le membrane renali, per cui queste si alterano e cominciano a perdere le proteine. Quindi la nefropatia diabetica è una nefropatia in cui si perdono un sacco di proteine, nelle urine è tipico trovare delle proteine all'esame urine come tale. Quindi i diabetici, gli ipertesi, gli stessi soggetti monoreni e chi ha questa predisposizione di carattere genetico. Queste sono le persone. Per quanto riguarda invece l'incidenza delle malattie renali in Italia rapportate alla popolazione sana? Beh sì, noi ora in Italia fortunatamente l'incidenza è leggermente inferiore rispetto ad altre nazioni. Per esempio negli Stati Uniti l'incidenza delle malattie renali è di circa il 13-14% della popolazione generale. In Italia ora, come recentemente, proprio come Società Italiana di Nefrologia, abbiamo fatto uno studio epidemiologico insieme con i cardiologi, i medici di medicina generale in tutta Italia e la frequenza è negli uomini del 7,5% praticamente sulla popolazione generale, un po' meno nelle donne, 6-8. Quindi questo vuol dire che 7 soggetti 8 soggetti su 100 hanno praticamente una malattia renale più o meno grave. Questa è l'incidenza. Dicevamo, professor Santoro, che il rene è un organo fortemente vascolarizzato e facevamo cenno, ma adesso ne parliamo un po' più, in modo ancora più dettagliato, alla pressione, la pressione sanguigna come causa di insorgenza delle malattie renali. Ce ne vuole parlare? Sì, il problema della pressione è molto importante perché il rene praticamente può essere causa di ipertensione, cosiddetto colpevole, può essere vittima come tale. Quindi nel senso che quando c'è una pressione alta per altre cause, come può essere la cosiddetta ipertensione primitiva, questi aumenti di pressione, siccome si scaricano in quello che abbiamo visto, forse qui si vede un glomerulo, se ecco si vede un rene che può essere affetto da ipertensione. Il adesso rene... lo vediamo però a schermo pieno, se ecco, la legge forse, ce lo mostra. Forse ora lo vediamo a schermo pieno, perfetto, perfetto. Perché vedete per esempio in quel cartoon sulla destra c'è un rene piccolo, quello è un rene che ha sofferto molto dei problemi della pressione, quindi diventa un rene cosiddetto grinzo. Sulla sinistra vedete il rene dei famosi 12 cm. Perché succede questo? Perché i vasi sotto l'ultro della pressione praticamente si induriscono, si sclerotizzano e alla fine determinano delle retrazioni cicatriziali, per cui compare una malattia che si chiama nefrangiosclerosi, cioè sclerosi praticamente del rene come tale. Però, dicevo, il rene può essere anche causa di ipertensione. Lì dove c'è invece una radiografia, sulla sinistra, si vede quella bianca e l'aorta e poi si vede nascere un'arteria, che è l'arteria renale, che ha un restringimento. Se ci fate caso, dopo il bianco, si vede un restringimento che è una stenosi, certo, dell'arteria renale. Cioè vuol dire che l'arteria renale è ristretta. Quando si crea questa situazione, il rene comincia a produrre delle sostanze che fanno aumentare la pressione arteriosa. E quindi c'è un'ipertensione che prende proprio il nome di ipertensione nefrovascolare, cioè dovuto al fatto che c'è un restringimento sull'arteria renale, il rene è poco perfuso dal sangue e a questo punto reagisce producendo delle grandi quantità di questa sostanza che è la renina, che poi provoca un aumento della pressione arteriosa.
Sono aspetti sui quali ovviamente torneremo, oltre che nei minuti che ci separano dalla chiusura di questa rubrica, anche nelle prossime settimane, per capire insomma come la pressione possa in qualche modo giocare, oltre che come sintomo, ecco, delle malattie renali, anche come elemento da mettere in evidenza per intervenire in modo tempestivo. Ci muoviamo, ecco, andiamo verso la chiusura della rubrica. Intanto ovviamente ringrazio ancora il professor Santoro, lo ricordiamo, presidente della Società Italiana di Nefrologia, oltre che primario del reparto di nefrologia del Policlinico Sant'Orsola Malpighi e docente di nefrologia all'Università di Bologna. Ne approfitto ancora una volta per ricordare il filo conduttore che sta caratterizzando queste puntate dedicate alla medicina, a determinate specialità della medicina in compagnia con luminari dei vari settori. E il filo conduttore, ovviamente, oltre che la territorialità, ovvero la presenza di ospiti che hanno scritto in pagine importanti della medicina, ma che provengono proprio dal territorio, l'altro aspetto è la cultura. Ovviamente la medicina e la scienza rappresentano un aspetto importante dal quale non si può prescindere, della cultura stessa. Ci avviamo verso la conclusione di questa puntata e ringrazio ancora una volta Casa d'Imperio che ci consente di aprire queste pagine importanti della cultura dedicate alla medicina. Ci avviamo alla conclusione per parlare invece di un argomento strettamente legato alle patologie renali, e cioè la dialisi. Che cos'è la dialisi, professor Santoro? La dialisi, per fortuna che esiste, perché la dialisi è nata 50 anni fa ed è la sostituzione artificiale praticamente del sangue, cioè la sua depurazione come tale. E il sangue, una volta che il rene non funziona, si carica, come dicevo prima, di scorie, per cui queste scorie, se non vengono eliminate, finiscono con l'intossicare l'organismo. Quindi la dialisi è un filtraggio del sangue nell'intento di portare via tutte queste sostanze di carattere negativo, che sono tutti i metaboliti, quello che è stato prodotto dal metabolismo del nostro organismo, e quindi di portarlo via. Ci sono vari tipi di dialisi, c'è una dialisi cosiddetta extracorporea, che è l'emodialisi, che forse è quella più nota, dove il sangue viene portato fuori dall'organismo, viene fatto passare attraverso una macchina e dei filtri e viene depurato. Poi ne esiste un'altra, che è la dialisi peritoneale, in cui si sfrutta la membrana interna del peritoneo, che noi abbiamo del corpo, proprio per fare questo filtraggio. Quindi viene immessa nell'addome una certa quantità di liquido, di una sostanza particolare. Quando questa si è caricata di sostanze tossiche, viene poi scaricata per fare la depurazione. Purtroppo sono pratiche che determinano una scadenza della qualità di vita dei pazienti, ecco, certo, perché certo. Purtroppo l'emodialisi va fatta almeno 3 volte alla settimana in genere, quindi 3 volte alla settimana bisogna essere legati a questa macchina per un periodo che va dalle 4 alle 5 ore. Con la dialisi peritoneale è una cosa che si può fare anche a casa, però si è costretti poi a farla tutti i giorni o quasi tutti i giorni della settimana durante la notte. Purtroppo questo limita la qualità di vita e rappresenta anche un grosso impiego di risorse. Pensate che un paziente in dialisi in media costa, mi dispiace dirlo, ma in questo periodo in cui bisogna guardare molto anche agli aspetti economici, aspetti di carattere economico, circa 50.000 euro l'anno. Ecco, quindi certo, un costo notevolissimo per la spesa per il sistema sanitario nazionale. E quando è indicata? È indicata quando i reni ormai raggiungono un deficit particolarmente importante. La misura della funzione renale è facilmente realizzabile attraverso semplicemente la determinazione, per esempio, della creatinina e dell'esame urine, e si riesce a caratterizzare quando il rene funziona. Quando il rene arriva al di sotto del 10% della sua funzione, bisogna inevitabilmente cominciare la dialisi, e quindi bisogna stare molto attenti. Quindi molto importante è la prevenzione per non arrivare in questa fase finale. Io ringrazio il professor Santoro, continuate ovviamente a seguirci, nelle prossime settimane parleremo ancora dei reni, lo faremo anche con riferimento, tra l'altro la regia ci offre queste immagini che ci seguono davvero bene e puntualmente, parleremo ancora di calcoli renali e di prevenzione. Per intanto però per noi è davvero tutto, linea alla regia.